Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in via Fratelli Rosselli e beh, oggi è una puntata diversa dalle altre. Siamo infatti nelle vicinanze di una topaia, è il caso proprio di dire, ossia di una tana di topi. È assurdo che in una zona urbana, non in estrema periferia, non in aperta campagna, su un marciapiede si sia creato un buco e all'interno di questo buco alloggiano i topi. Come vedete dalle immagini, i topi scorazzano, vanno avanti e dietro, passeggiano, sembrano anche simpatici, in un certo qual modo, simpaticamente potremmo dire, fanno quasi tenerezza. Ma se i topi fanno tenerezza, chi amministra la città di Taranto non fa proprio tenerezza, anzi fa inorridire e incazzare gli abitanti, i cittadini amministrati, perché signor sindaco, assessore all'ambiente Baio, vice sindaco Lonuce, dico vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, ma vi sembra normale che in una strada in piena, in città, in una zona altamente frequentata e trafficata, ci si debba imbattere nei topi che passeggiano, nei topi che passano sul marciapiede, sullo stesso marciapiede lungo il quale il cittadino cammina? Perché vedete, io sono costretto a passare su questo marciapiede se dalla DOC, dal supermercato, devo rientrare a casa, via Fratelli Rosselli 2, 4, 3, e mentre sto camminando sul marciapiede faccio la scoperta, faccio l'incontro con questi simpatici amici. Questa amministrazione neanche i topi riesce ad eliminare, con una differenza, che i topi sono simpatici. Ma chi ci amministra? Ma mi fermo qui, non dico altro.